Oggi viviamo in un'epoca tecnologicamente avanzata, ma possiamo dire di vivere anche in un'epoca scientifica? In altre parole, quanto vale la scienza e più in generale la cultura oggi? Si tratta di una domanda molto complessa, ma cerchiamo di far luce nella questione con un piccolo paragone storico. La vita di Charles Darwin, il naturalista padre della teoria dell'evoluzione per selezione naturale, è una miniera ricca di aneddoti preziosi. In tanti ricordano che a cambiare la sua e la nostra vita fu un viaggio avventuroso. Dopo aver terminato gli studi, infatti, il giovane Charles, che all'epoca aveva solo 22 anni, riuscì a imbarcarsi per una ardimentosa spedizione intorno al mondo, sul brigantino Beagle. Al comando dell'introverso e scostante Robert Fitzroy, la nave prese il largo il 27 dicembre 1831, per fare ritorno solo il 2 ottobre 1836. Quasi 5 anni a bordo di una nave. Ma di che nave stiamo parlando? Il Beagle era lungo appena 27 metri e mezzo, largo 7 metri e mezzo ed ospitava 74 persone. C'è però un altro particolare interessante che viene raramente ricordato. Siccome sul loro tragitto difficilmente avrebbero incrociato biblioteche o università, era chiaro che sulla nave dovevano trovare posto anche i libri. Così furono stipati a bordo ben 400 volumi, che risultarono fondamentali per l'esito scientifico della spedizione. Durante questi 5 anni, Charles dovette condividere la camera, si fa per dire, parliamo di un locale di 2 metri per 1,5 metri, con il comandante. Scampò a tempeste, terremoti, agguati e malattie tropicali, anche se è possibile che proprio in Sud America contrasse per il morso di un insetto il morbo che gli causò una serie infinita ed estenuante di dolori cronici per il resto della vita. Cosa ci insegna dunque questo piccolo spaccato della vita di Charles Darwin? In primo luogo che pur di esplorare, studiare, conoscere, il giovane Charles condivise per 5 anni lo spazio equivalente a 2 grandi appartamenti con altre 73 anime in condizioni igienico-sanitarie non proprio memorabili. Il suo viaggio, per pericolosità e difficoltà, è paragonabile oggi a una missione su Marte. Quindi, quando parliamo di passione per la conoscenza, intendiamo questo, un sentimento talmente forte e radicato da far abbandonare una vita ricca di comodità pur di poter fare ricerca. Quanti oggi sono pronti a un'impresa del genere? Più in generale, quante rinunce siamo pronti a fare per il sapere? In secondo luogo, oggi sappiamo che la teoria elaborata da Darwin nacque proprio durante questo viaggio e proprio grazie all'esperienza vissuta sul Beagle. Queste esplorazioni, che certamente dovevano avere un ritorno economico immediato, erano però necessarie anche per assicurare ricerche, scoperte e avanzamento scientifico. In questo senso era chiaro a tutti, dai politici ai naturalisti fino ai marinai, che su una nave, anche in condizioni difficili, insieme a fucili, cannoni, strumenti chirurgici, acqua, cibo e attrezzi di ogni tipo, doveva essere garantito spazio sufficiente anche ai libri, alla conoscenza, alla ricerca. Ora, se oggi riducessimo il nostro paese a una nave lunga 27 metri, secondo voi ci sarebbe spazio per 400 libri? Lo chiedo mestamente mentre ricordo che oggi l'Italia è l'ultima in Europa per spesa nell'istruzione in rapporto alla spesa pubblica e quart'ultima in rapporto al PIL.